po' di qua che la luce un po' più avanti forse. Se la facciamo a farci poco poco indietro, così. Buonasera cittadini di Maruzzo! Quanta gente! Il Movimento 5 Stelle di Maruzzo si candida a viso aperto ad onorare il proprio impegno, nonché a portare avanti i temi delle politiche nazionali che contraddistinguono il movimento anche in campo locale, al fianco dei cittadini e nei cittadini, promuovendo una vera e propria battaglia in senso lato affinché si riesca a perpetrare nelle vite dei cittadini in modo positivo e regalare loro una nuova speranza per il loro futuro. Abbiamo l'intenzione democratica di attuare una vera e propria rivoluzione culturale, lontana dal voto di scambio, da sempre arma dei vecchi politicanti, e fatta di proposte concrete, di progetti e di idee che dovranno arrivare direttamente dai cittadini. Per onorare il nostro impegno e regalarci una serata speciale, abbiamo chiesto ed ottenuto la disponibilità a partecipare in un'agora pubblica con i cittadini, i tre cittadini portavoce della Camera dei Deputati. Massimo Artini, vicepresidente della Commissione Difesa. Il grande Alessandro Di Battista, vicepresidente delle Commissioni Affari Esteri e Comunitari. E il grande Cosimo Petraroli, membro della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, nonché pugliese DOC. Tre persone come noi, eletti per portare la nostra voce nelle stanze del potere. Scusate, ma si legge poco. Due persone, Alessandro in primis, che si battono giorno dopo giorno per sovvertire ciò che un governo fantoccio cerca di perpetrare giorno dopo giorno, ai danni dei cittadini ignari. Ignari perché non informati. Non informati perché i media nazionali sono tutti contro noi, contro l'unica vera opposizione in Italia, così come non accadeva da più di 20 anni. Arrivato Artini, Ora naturalmente lascio la parola a loro. Lascio la parola a questi tre grandi uomini che sicuramente stasera avranno tanto da dire, ma proprio tanto, coraggiosi soprattutto. Quindi passo la parola al grande Di Battista. Ma me la fate finita? Cioè, è una cosa incredibile. Allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessandro, appunto c'è Massimo, c'è Cosimo, siamo vostri dipendenti nelle istituzioni. I cittadini italiani sono i datori di lavoro nostri. Dobbiamo iniziare a pensare di essere appunto i sovrani datori di lavoro dei portavoce nelle istituzioni, in quanto noi cittadini con le nostre tasse paghiamo gli stipendi ai deputati e i deputati vanno controllati, perché un datore di lavoro controlla il proprio, come dire, dipendente. A noi ci pagate circa 14.000 euro al mese, però noi teniamo per, diciamo, dalla nostra 3.000 euro circa, sono tantissimi soldi, non abbiamo mai visto così tanti soldi, perlomeno io, e il resto mettiamo tutto in un fondo alle piccole e medie imprese. Grande. Un fondo che per farlo aprire abbiamo dovuto addirittura lottare, perché lo Stato italiano, se gli vuoi dare i soldi indietro in maniera legale, ti ostacola. Se invece gli vuoi dare dei soldi in valigette con banconote non segnate, li prendono invece quelli di notte tranquillamente. Io mi occupo di affari esteri e comunitari, c'è appunto Massimo Artini che è vicepresidente della Commissione Difesa, tra poco arriverà il decreto proroga missioni. Vi vorrei solo dire due parole su questo. Fondamentalmente una delle madri delle battaglie che stiamo facendo in Parlamento oggi è lottare per ridare centralità al Parlamento. Come sapete, la Costituzione parla chiaro, noi viviamo in una Repubblica parlamentare, cioè l'attività legislativa appartiene ai parlamentari, ai propri, ai portavoce, ai rappresentanti del popolo sovrano.
Purtroppo da tanti tanti anni, e non è una prassi soltanto di quest'indecente centrosinistra, la decretazione d'urgenza, cioè la legge, in realtà l'iniziativa legislativa appartiene al governo, che da Costituzione potrebbe utilizzare l'arma del decreto solamente quando c'è urgenza. E la Corte Costituzionale, il decreto praticamente è una legge che arriva in Parlamento e si deve discutere entro un determinato periodo, altrimenti scade, decade come uno yogurt. Ma la Corte Costituzionale dice che la decretazione, che questi decreti devono essere omogenei, cioè devono riguardare un'unica tematica. Se c'è un decreto legge che deve risolvere il problema dell'ILVA, si deve occupare soltanto dell'ILVA. Da quando siamo entrati in Parlamento ci siamo occupati, purtroppo, per quello abbiamo fatto opposizione, di decreti omnibus, così li chiamiamo, minestroni o macedonia. E un caso importante è stato il decreto sul femminicidio. Poi vi spiego come funziona anche la macchina mediatica, davvero che è una macchina quasi 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 massonica, perversa. Il decreto sul femminicidio, che si chiamava norme appunto per regolarizzare e inasprire il femminicidio, noi ce lo siamo iniziati a leggere e c'erano delle norme che riguardavano il TAV, cioè il treno alta velocità, il Torino-Lione, oppure delle norme che servivano a prolungare la vita, l'agonia delle province che ci costano molto. Allora noi che ci siamo opposti a queste tematiche, che il 5 Stelle legittimamente o meno, cioè ognuno ha la sua idea, è contro le province, le vuole abolire e per quello non ci candidiamo alle elezioni provinciali, perché siamo a coerenza questo, ed è contro il TAV, ci siamo opposti a questo decreto e i giornali intitolano, i deputati del Senato del 5 Stelle sono a favore del femminicidio, vedete, è proprio questo ricatto. Il decreto missione è la stessa cosa, con Massimo abbiamo fatto una grande battaglia per chiedere al governo che il decreto venisse spacchettato, cioè un decreto, le missioni devono essere, ci devono dare a noi vostri portavoce la possibilità di votarle separatamente, perché noi possiamo essere d'accordo con la missione in Libano, che ha una sua logica, ma siamo contrarissimi alla missione in Afghanistan, che ci costa ad oggi 2,5 milioni di euro al giorno, ci è costata circa 5 miliardi di euro nella sua totalità, nonché 55 valorosi soldati italiani caduti in una guerra che non è nostra, che è fallimentare, non è vero che i talebani c'entrano con le torri gemelle, cioè guerre di interesse vergognose pagate dal pantalone, dai cittadini. Noi vogliamo l'opportunità di votare in maniera separata, magari sì alla missione in Libano e no alla missione in Afghanistan. L'abuso della decretazione d'urgenza è anche una delle ragioni per le quali abbiamo legittimamente, seguendo l'articolo 90 della Costituzione, presentato la richiesta di messa in stato d'accusa per il Presidente della Repubblica. Questo Presidente a noi, poi ognuno avrà la sua idea, io le rispetto, le rispettiamo, non ci rappresenta, non ci ha mai rappresentato come uomo politico, perché è stato un migliorista filoamericano durante come dire, il delirio del capitalismo nordamericano, e filo sovietico quando i ragazzi ungheresi protestavano per avere più libertà. È stato il ministro dell'interno che si è lasciato scappare come un pivello Licio Gelli, e poi tante cose che vengono fatte oggi anche da Renzi, il nuovo presidente del consiglio che aspettavamo. Sono anche figlie di un piano essenzialmente piduista, i piduisti ce li abbiamo all'interno del Parlamento, per l'amor di Dio. Io soprattutto, il presidente della commissione è Cicchitto, il presidente della mia commissione, sì. E tra l'altro vi racconto un aneddoto, è pure divertente. L'altro giorno sono andato, perché ci si va a dire presidente, bisogna fare dei lavori d'aula, e lui c'aveva l'holter perché soffre ora un po' di pressione alta. Noi vogliamo che vada a casa, non che stia male, per l'amor di Dio. Quindi il giorno dopo l'ho chiamato, ma com'è andata l'esame? Lui mi ha detto, va a commemorazione alla Camera, dovete aspettare ancora un po', perché forse pensava che gli augurassimo. Noi non gli auguriamo la morte a nessuno, vogliamo solamente che per un cazzo di giorno nella loro vita lavorino queste persone che ci hanno tolto il futuro. Scusate la parola. Ecco, vedete, questo è un Presidente della Repubblica, tornare a lui, che quando era sempre Ministro dell'Interno è lui che ha istituito i CPT, centri di permanenza temporanea, con la legge Turco-Napolitano. Presidente che quando era Ministro dell'Interno non ha fatto nulla per la terra dei fuochi, e come sapete i rifiuti tossici vengono sicuramente sotterrati e sono stati sotterrati anche in queste terre, non è una problematica esclusivamente campana. Esattamente come dice il Manduria, dove dovrebbe essere la terra d'eccellenza del vino, e invece ci infilano i camion che vengono magari dalla Germania con i rifiuti tossici. Tra l'altro quella vicenda nasce tutta anche dalla morte di quella grande giornalista che era Ilaria Alpi, che aveva scoperto che c'era qualcosa che non andava, come traffico di armi e rifiuti col Nord Africa, con la Somalia, l'hanno fatta fuori, e da lì è uscito un po' lo scandalo, e quindi la mafia e i gruppi di potere industriale hanno dovuto trovare un altro luogo dove seppellire i rifiuti tossici, e l'hanno individuato in parte della Puglia, in parte della Basilicata e moltissimo nella Campania Felix, cioè in una delle terre più fertili del mondo, e oggi ci hanno
ci trovano i camion interi con rifiuti tossici. Allora, la Repubblica avete visto quello che è. Non era mai successo che un Presidente della Repubblica venisse rieletto. Non era mai successo che un Presidente della Camera mentisse così spudoratamente rispetto al decreto IMU Banca Italia e applicasse la ghigliottina, cioè una violazione addirittura del regolamento, perché questa norma è una norma transitoria tirata fuori da Violante, altro personaggio, cioè, da raccontare cose su Violante. Cioè, non è vero che esiste nel regolamento, cioè, i decreti possono scadere. Poi credetemi, forse abbiamo sbagliato qualche parola quei giorni, anche se una parolaccia non è... Va bene, ma fondamentalmente abbiamo provato esclusivamente a difendere i nostri soldi, e se tu vedi un ladro che ti ruba, provi a rincorrerlo e riprenderti il portafoglio. Noi abbiamo fatto solo questo, e ne andiamo fieri. Vi dicevo e concludo, la Repubblica è in questo stato, lo vediamo, cioè, cose incredibili succedono, consultazioni ridicole, farlocche, alle quali abbiamo deciso di non partecipare, poi se ne è discusso in assemblea, qualcuno era d'accordo, altri no, ma quella è la normale dialettica. Governi che vengono nominati al di fuori delle stanze, appunto, delle istituzionali, leggi elettorali, ora vi ricordate, 3 settimane fa era legge elettorale urgente, non se ne parla più perché chiaramente sta dentro, cioè, vedete come sono ridicoli. Ecco, condannati che vengono ricevuti al Quirinale diventano padri costituenti, forse perché si dovranno costituire presto, lo speriamo. E questo è di Travaglio, io copio. L'intelligenza collettiva è questa, copio. Travaglio ha copia Artini e io copio Travaglio. Allora, la Repubblica è questo stato. La nostra entrata ha accelerato un processo di distruzione di questo sistema. Noi non siamo antisistema, è il sistema che è contro i cittadini. Bravo. Siamo persone oneste, siamo determinate, abbiamo una linea politica, una visione di un'Italia differente. Siamo entrati 11 mesi fa, i primi mesi sono stati duri, nessuno di noi è mai entrato nelle istituzioni, e se ci fate caso la crescita esponenziale di tutto il gruppo parlamentare alla Camera e al Senato è visibile, è sotto gli occhi di tutti. Questo perché ci hanno fatto credere per decenni che i parlamentari potessero farli solamente i personaggioni, no? Questi personaggi che vediamo in TV, industriali, intellettuali, no, se ci è riuscito Gasparri, quella palma riesce a legiferare meglio. Ma soprattutto noi tutti cittadini, se con l'intelligenza collettiva, la sovranità, l'onestà, possiamo legiferare, perché non ci vuole Einstein a capire che oggi c'è bisogno del reddito di cittadinanza se le imprese appunto chiudono e non puoi comprare gli F-35, Massimo vi racconterà meglio perché lui appunto si occupa di difesa. Non ci vuole Einstein a capire che oggi non devi dare finanziamenti a pioggia, che chissà dove vanno, alle aziende che prendono quattrini pubblici e vanno poi a delocalizzare, a mettere imprese in Bulgaria e Romania. Cioè, noi abbiamo presentato degli emendamenti per dire: se ricevi quattrini pubblici investi sul territorio. No, il PD ha bocciato, ma il PD insomma ormai è in partito, ci vuole lo psicanalista per capirlo, per cui soprattutto se ci sono delle persone che hanno votato PD, io pure l'ho votato, uscitene, ce la potete fare, potete disintossicarvi, io mi sono disintossicato. Ecco, oggi lo stato della Repubblica è drammatico, ma esiste un'opposizione, non si va al voto in pratica adesso perché hanno paura di perdere le elezioni, e le perderanno le elezioni europee. Lavorate, perché davvero il lavoro importante, come diceva Falcone, seguite i soldi. Se uno segue i soldi inizia subito a capire dove stanno le magagne, le porcate, le indecenze. Inizia anche qui nei comuni, tutti i cittadini sono responsabili della vita loro e delle future generazioni. Noi stiamo lavorando essenzialmente per le future generazioni, perché questo territorio ci vorrà tempo per essere bonificato, immaginate l'Ilva, quello che può succedere, ci vorranno decenni, impegniamoci tutti quanti, la strada è quella giusta, queste di iniziative così ne facciamo in tutta Italia ogni settimana, oggi ne abbiamo fatta una anche a Montecitorio, appunto abbiamo preferito non salire, avevamo paura di incontrare Berlusconi, poi insomma i condannati, io ho paura dei condannati, io non li voglio incontrare, esatto, questa è la strada giusta, le elezioni europee saranno fondamentali, dobbiamo prendere un voto più degli altri, e l'unico modo per vincere è con l'informazione. Ci informiamo sui trattati internazionali, su quel che è diventata la Commissione europea, informiamo cittadini, parenti, amici, scettici, piddini delusi, anche perché non esiste un'altra categoria di piddini, oggi solo delusi possono essere, e vinceremo le elezioni e partirà un cambiamento certo, matematico, è solo questione di tempo. Concludo dicendo che un sistema, una dittatura sanguinaria, più si avvicina alla sconfitta e più chiaramente utilizza la violenza
violenza per autoconservarsi, è normale, fisiologico. Una dittatura governativa o mediatica come questa, più si avvicina alla sconfitta e più utilizza degli stratagemmi istituzionali indecenti: rielezione di un presidente, tagliole, ghigliottine, crisi istituzionali fuori dal Parlamento, oppure la menzogna del sistema mediatico. Ma i cittadini non hanno più l'anello al naso. Quella settimana che ci hanno insultato in ogni modo perché fascisti, eversivi, guarda, eccoli fascisti, siamo noi. Eversivi, stupratori, qualsiasi cosa. I cittadini hanno capito che siamo cittadini normali incazzati e che volevano salvare una banca, perché noi vogliamo che ci sia in Italia una banca pubblica e nazionalizzata. Se questa è eversione, siamo eversivi, ma per noi questa non è eversione, è semplice voglia di democrazia in Italia. Grazie a tutti, grazie. No, solamente di presentazione. Io sono veramente emozionato, perché è sempre un piacere, soprattutto nelle situazioni in cui c'è la possibilità per le persone di potersi prendere in mano il proprio comune, la propria situazione locale, vedere una partecipazione così ampia. Non voglio fare un appunto nazionale, perché Alessandro l'ha già fatto in maniera estesa, preferisco che poi dopo qualcuno prenda la parola e ci faccia delle domande direttamente, così almeno si sana quella voglia di informazione che le persone hanno, perché meglio è essere qui noi a dirvi le cose come stanno, perché noi da lì dentro stiamo facendo vedere quello che probabilmente è sempre successo e che nessuno va mai raccontato. Io vi dicevo, è molto bello vedere questa partecipazione, perché voi dovete prendere per primi il vostro luogo, perché 5 Stelle nasce come realtà locale, come partecipazione delle persone nel proprio comune, per cambiare quello che è stato la nascita, cioè il luogo di partenza dove sono poi arrivate queste persone che ora sono in Parlamento. Quindi voi avete questa possibilità, ce l'avete la possibilità nei prossimi mesi di prendere in mano le redini del vostro paese, perché mi immagino, ne parlavo prima con i ragazzi del gruppo, con Alessio, che qui la situazione, come in tutta Italia, è stata gestita malissimo negli ultimi 30 anni. Ci sono gruppi di potere che prendono i soldi dei comuni, eccetera, eccetera. Quindi ci avete veramente questa possibilità. Per me, voi dovete fare questo tipo di cambiamento. Questo l'abbiamo fatto noi quando si è preso la responsabilità, prima nei nostri comuni e poi in Parlamento. E si sta facendo tutti. Il cambiamento può avvenire esclusivamente se, come rivoluzione culturale, tutti ci sentiamo responsabili del nostro paese, perché altrimenti, se non lo facciamo tutti e lo deleghiamo ad altri, poi quest'altri potremmo essere anche noi, un giorno potremmo avere il problema medesimo degli altri, perché ci ritroviamo tutti nella solita situazione, siamo esseri umani, siamo persone normali in una situazione veramente difficile, per cui deve essere un movimento totale del paese che va a cambiare questo sistema, facendo partecipare realmente le persone a questo cambiamento. Che dirvi, è 10 mesi in cui io ho messo più capelli bianchi e sono arrivato, ero nero. Se guardate la foto che ha messo Alessio là, sembra un'altra persona. Tutti noi siamo come Obama, veramente siamo peggio. In 10 mesi ho perso 10 anni, però c'è una soddisfazione, perché effettivamente ti accorgi che da lì dentro sei in una ruota, e ritornare tra i cittadini ti permette di capire che effettivamente c'è un movimento, una volontà degli italiani di cambiare. L'ultima porcata che ha fatto veramente Renzi è, lo sentite, io c'ho questa parlata, e io ero proprio, sono dello stesso paese, io Renzi lo conosco fin da piccolo, che fortuna, fortunatissimo fra l'altro, e ha fatto una cosa che è raccapricciante. Io non ho capito, veramente sono gli ultimi colpi di coda di un sistema che sta veramente per crollare. Alessandro ha fatto bene a dire, ci hanno massacrato per una settimana offendendoci in tutti i modi, eversori, fascisti, eccetera. Il lunedì arrivò il primo sondaggio in cui ci diceva che avevamo preso 3 punti in più. Dopo 2 sondaggi il silenzio assoluto, perché si sono accorti che parlarne a prescindere del 5 Stelle è un danno per loro, cioè preferiscono il silenzio a qualsiasi tipo d'offesa, perché comunque non riescono a far passare un messaggio che è diverso. Ma io me ne sto accorgendo in tutte le situazioni, come Commissione Difesa mi tocca girare parecchio,
perché comunque vi faccio un esempio, eravamo a Gioia Tauro per verificare la situazione delle componenti chimiche che arriveranno dalla Siria, una situazione relativamente tranquilla, cioè da controllare, ma che sta gestita relativamente bene. Il problema qual è? Che te ti accorgi in tutte le classi sociali, dal direttore marittimo al capo dell'autorità portuale, sono tutti a chiederti di mandarli a casa, perché veramente c'è una volontà profonda e ci si sta accorgendo che questa gente non ha nessuna capacità di sapersi mettere a risolvere i problemi del paese, perché i problemi sono sempre definiti e rimangono sempre gli stessi da 20 anni, è insoluti, nessuno ci mette veramente mai mano. Io vi faccio un appunto che mi hanno fatto i ragazzi della commissione lavoro, che mi ha fatto imbarazzare, ve lo dico perché ve lo do come spunto di riflessione, perché è importante. Loro dicevano: nelle situazioni di crisi delle aziende non c'è mai la volontà di risolvere il problema, perché se lo risolvi non hai più una leva elettorale per dare quel contentino ai lavoratori per andare avanti a mantenerti la posizione di potere. E non essendo dentro la commissione a vedere cosa succedeva, te non ti accorgi di questa situazione, perché l'informazione non ti fa passare come c'è un ministro e si interessa a risolvere quella situazione. No, la situazione tendenzialmente è volontariamente non risolta, perché il tuo mestiere di politico, cioè politico sia del PD, di Forza Italia, Nuovo Centrodestra, PD, SEL, è quella di mantenerti un bacino elettorale, non di risolvere il problema. E se te risolvi il problema in un'azienda, te quel bacino elettorale non lo puoi gestire, non mantenere. Io ho l'esempio lampante dell'Ansando Breda a Pistoia, dove non gli stanno comprando il ferro per fare le carrozze. È arrivato Zanonato e ha detto: è strategica per il paese. Acclamazione. E poi non hanno fatto un cazzo, niente, uguale a prima. Però l'operaio c'ha questo rimando. E questa è una cosa imbarazzante, questo nel lavoro come in tutti gli altri settori. Quindi veramente l'invito che vi facevo all'inizio, e concludo, magari poi lascio la parola anche a Cosimo, si fa un ragionamento più ampio su, se volete avere le domande è interessante magari sentire voi. Io vi ringrazio davvero, c'è un banchino, prendete, lasciate il vostro nome, il telefono, la mail, attivatevi. E attivarsi non vuol dire solamente essere veramente impegnati nel comune, ma anche solamente informarsi, fare replicare queste informazioni con gli altri, dargli un esempio di quello che effettivamente sta succedendo. Massimo, gli F-35, raccontagli la giocata. Volete un'informazione sugli F-35? Sì, vai, vai. Allora, io vi faccio un appunto che vi sembrerà strano. Io non ribatto mai sull'F-35 sul fatto che sono mezzi che hanno dei problemi. No, il punto degli F-35 è vero, hanno dei problemi perché sono in una fase attuale di progettazione, come l'Eurofighter, come il Tornado, come il 104, tutti i velivoli di quella complessità hanno un problema iniziale, per cui non li dovresti combattere per quello che non fanno, li dovresti combattere per quello per cui sono progettati. Mi spiego, perdonatemi, rallentatemi se io sono tecnico, ma purtroppo è una materia che mi sta prendendo molto. L'F-35 è uno strumento che serve a determinati scopi, soprattutto di attacco. È un cacciabombardiere che consente di avere una centrale operativa in volo. Noi, come Italia, come obiettivi di difesa, che dovrebbero rispettare l'articolo 11 della Costituzione, non abbiamo la necessità espressa di un velivolo che ha come scopo ultimo di sganciare una bomba nucleare in modalità nascosta. Perché la funzione primaria dell'F-35 è quella, va a sostituire i Tornado nel disgancio delle bombe atomiche, né più. Qual è il punto? Il punto è che a livello parlamentare e a livello governativo non sono definiti quelli che sono gli obiettivi di difesa della nazione. Se non fai questo, l'F-35 non è un prodotto che è rotto o che non è rotto, è un prodotto che non va preso perché non ha senso per quello che è la definizione costituzionale della difesa italiana, punto. E vanno risparmiati 13 miliardi di investimenti perché non ha senso prendere un prodotto del genere. Io, lavorando dentro la difesa ed essendoci dentro da 11 mesi, dico che c'hai degli obblighi e una visione che deve andare di qui a 20 anni. Noi di qui a 20 anni abbiamo come obiettivo di attaccare la Russia o la Cina? Io non penso.
dove esce? No, appunto. Quindi l'F35 ha esclusivamente quella funzione, perché, e vi dico come è progettato, è un aereo che è tarato, come con la, nella carlinga, cioè nella fusoliera dell'aereo, per avere una vernice e una taratura che sia invisibile ai radar, ok? Molti attacchi, come per esempio quelli in Libia, sono fatti a vicini al suolo, molto vicini, rasente, ok? Lì può bastare un colpo di un Kalashnikov per forare la carlinga e per togliere la taratura di stealth, ok? Cosa vuol dire questo? Su un normale tornado, su un M346 della Aermacchi, su un Eurofighter, prendi un pezzo di alluminio, lo rivetti e lo fai rivolare, perché non ha una taratura stealth. L'F-35, se gli fai un foro o una pallottola, lo devi riportare in Texas, farlo ritarare e ti costa un patrimonio. Dici. Tutti che questa comunque è un atto dovuto, quello di acquistare F-35. No, non è un atto dovuto. Ti spiego, l'atto dovuto è se te politico non hai le palle per dire no a una cosa del genere. Pone che questo F-35 doveva essere. Allora, per quello che ho visto io, non è un'imposizione, è un discorso di accordi politici, ok? Come? Non è. Allora ti spiego, il punto è questo, il punto è molto semplice. A livello industriale, ok, c'è un blocco industriale dentro la stessa Finmeccanica che tira verso l'Eurofighter e un blocco industriale tira verso l'F-35, perché c'è chi ha degli interessi dietro da mantenere. L'F-35 per l'Italia in generale, volendo parlare solamente industrialmente parlando, è una rimessa enorme, perché noi andiamo a perdere capacità industriale rispetto alle altre tecnologie. Alenia produce aerei, produce l'Eurofighter, che ci è costato anche di più, perché Eurofighter ci è costato 21 miliardi, già pagati. L'Avio non l'abbiamo più, perché l'Avio è già stata venduta. Ecco, quindi noi con l'F-35 andiamo a rimetterci proprio come paese, perché non abbiamo un ritorno economico da quella parte lì. Ma non mi interessa nemmeno dire questo. La parte sull'F-35, c'è una volontà politica di mantenere degli accordi verso gli Stati Uniti. Fine. Perché non c'è stata una volontà europea di sviluppare quella tipologia d'aereo, se c'è la necessità, come è stato fatto per l'Eurofighter. E quindi ci siamo ritrovati in una situazione di stallo, per cui un paese come il nostro non può non ammettere di dire non ce l'ho anch'io, perché non ci serve altro che dire ce l'ho anch'io, ok? E ti ritrovi nella situazione politica per cui c'è bisogno di una forza diversa che ha il coraggio di dire, come mi è successo, perché ci sono incontri, anche Alessandro ce l'ha, direttamente con le ambasciate, e ti chiedono, ma voi su questo tema come la pensate? Sulle basi, sui rapporti con la NATO, sui rapporti che riguardano la parte di politica industriale? E te gli devi ammettere di dire, è una situazione che si sta studiando, la stai studiando, perché effettivamente la stai studiando, io non l'ho mai fatto né diplomatico né vicepresidente della Commissione Difesa, ma gli dici espressamente, per noi sono scelte che se fossi io al governo non farei, perché non ho penali, perché non ho vincoli, perché al limite ci ho rimesso i soldi che ho già speso, e troverò il sistema di prendere quegli 8 o forse 14, perché ancora non si è capito quanti ne abbiamo già pagati, F-35 e rivendere a qualcun altro, così come tanti altri sistemi d'arma sono stati presi ed esclusivamente o per far favori a Fincantieri e Finmeccanica o per farsi belli, perché abbiamo delle strumentazioni d'arma che non servono. E poi non abbiamo altri soldi per fare altri tipi di azioni, ma pensiamo alla scuola, se te fai un piano di programma per rimettere a posto tutta l'edilizia scolastica, se te fai un piano di programma per rimettere a posto tutta una serie di bonifiche, come diceva prima Alessandro, te hai delle problematiche di paese, te non puoi avere le maniglie d'oro e la porta sfasciata, perché questo è il concetto sull'F-35, prendere uno strumento e te non avrai la capacità di usare, e non vi fate neanche prendere per il culo dal PD. Se avete letto, hanno detto che avrebbero voluto dimezzare l'acquisto degli F-35, portandoli a 45, ok? Punto primo,
che se non mi dici che te dimezzi il fondo in conto capitale che per i prossimi 20 anni impegnano 13 miliardi e, lasci, e dici solamente a parole che lo dimezzi, non hai cambiato niente, perché quei soldi sono comunque impegnati e il progetto te lo paghi uguale. Punto primo. Punto secondo, se uno conosce un po' la materia dell'aeronautica, prendere 45 aerei per 40 anni, di cui 18 vanno per forza su una nave, vuol dire non avere un'aeronautica e quindi vuol dire buttare via, invece di 13 miliardi per avere qualcosa, 7 miliardi per non avere niente. Quindi è proprio una cazzata, ma proprio una cazzata. Cioè prendi una persona e gli dici, ma te cosa hai fatto fino ad ora? Il farmacista, e poi ti è arrivato in Parlamento e hai fatto, ti sei messo a fare quello della difesa. Cioè almeno io ho il buon cuore di essere stato 11 mesi zitto, avere preso informazioni e ora magari ho un minimo di dettagli, come è quello dovrebbe fare chiunque. Quindi il concetto è, sarà difficile, ma se noi si riesce veramente a essere in quelle posizioni chiave, perché ormai si è capito che come funziona la parte parlamentare e la parte governativa, cioè la volontà di un governo dipende dalla volontà delle persone che ci sono dentro. E se te non hai nessun scheletro nell'armadio e nessuno ti può ricattare, te cambi veramente il paese. Grazie. Prova. Cosimo Petraroli, deputato alle attività produttive. Sì, buonasera a tutti. Si sente? Sì. Ok, ok. Niente, quindi ripeto, sono Cosimo e sono stato eletto in Lombardia, precisamente nella circoscrizione Lombardia 2, perché vivo e lavoro a Varese da ormai circa 8-10 anni, però sono di Pulsano, sono cresciuto a Pulsano e quindi mi riconosco fondamentalmente in questo territorio. Poi insieme anche a tutti gli amici del Metap 192 di Taranto cerco anche di colmare purtroppo la mancanza di rappresentanti ionici in Parlamento. E faccio parte, ho scritto un po' due righe perché ho una memoria volatile, quindi non me ne abbiate. Faccio parte della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, che praticamente riguarda anche questioni relative il settore energetico, ed insieme alla Commissione Finanza e Bilancio sono un po' quelle commissioni in cui convergono quei decreti ricuciti e impacchettati apposta per le grandi lobby della finanza. E in questa situazione è ovvio che noi ci andiamo a scontrare con dei poteri forti, ci andiamo a scontrare contro l'ENI, ci andiamo a scontrare contro le banche, contro le assicurazioni, contro i generali. E c'è fondamentalmente un sistema marcio in cui i ministeri non sono altro che dei collettori di un grande potere occulto che alla fine converge appunto all'interno dei ministeri. Io devo dire che da quando sono parlamentare non ho mai visto un solo decreto, un solo articolo, un comma, anche una sola virgola scritta a favore del singolo cittadino oppure della piccola e media impresa, mai niente di niente. Parlando specificatamente della mia commissione, qualcosa di positivo lo vediamo quando è la stessa Europa ad imporre determinate misure, come ad esempio l'accordo di Copenaghen 20-20-20, che di fatto ha obbligato tutti gli stati appartenenti all'Europa ad abbassare, a ridurre del 20% le emissioni di CO2 e a produrre la propria energia per il 20% da fonti rinnovabili. Il che cosa è successo? Che l'Italia è stata costretta, no, ad erogare degli incentivi appunto per allinearsi a queste direttive, e di fatto potete anche vedere nelle strade le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici, anche se qui poi nascono altri problemi relativi al consumo di suolo agricolo. A questo punto cosa succede? Che i grandi statisti si accorgono che la bolletta troppo alta, cioè il costo troppo elevato dell'energia, non è altro che un freno per le piccole e medie imprese e quindi per tutta l'economia nazionale. Per quale motivo? Perché la piccola e media impresa costituisce il 90% del prodotto interno lordo, non è Finmeccanica, non è l'Ansaldo che dà la ricchezza al paese, ma sono i piccoli commercianti, sono le pizzerie, sono i piccoli ristoranti che hanno la ricchezza al paese. E quindi cosa fanno? Partoriscono l'ultimo decreto, l'ultima porcata, Destinazione Italia, ovviamente quei decreti omnibus, come diceva prima
Alessandro, in cui includono dentro di tutto, si parla dall'energia fino alle pentole per la cucina, ci mettono praticamente di tutto. Ovviamente tutti i decreti puntualmente approvati dal nostro caro Presidente della Repubblica. E devo dire che anche gli stessi deputati del PD hanno ammesso che in quel decreto ogni singolo articolo, ogni singolo comma scritto è possibile trovare nome e cognome dell'azienda che di fatto ha imposto determinate misure. Allora cosa si inventano per abbassare il costo della bolletta? Vanno a tagliare proprio gli incentivi alle fonti rinnovabili. Quando in realtà ci sarebbero infiniti altri modi per abbassare il costo della bolletta. Uno di questi, ad esempio, è dare la possibilità al produttore, a chi produce energie da fonti rinnovabili, a chi magari la biomassa, la possibilità di vendere direttamente alla piccola azienda, cioè direttamente all'utilizzatore finale, cioè dal produttore direttamente al consumatore, esattamente come si fa con una filiera corta, no? Direttamente dall'agricoltore, e così è possibile farlo anche attraverso l'energia. Noi abbiamo proposto, abbiamo fatto tanti emendamenti, tante proposte di legge abbiamo per andare in questa direzione, ma potete sapere quali sono, potete immaginare quali siano effettivamente le pressioni che i colossi energetici fanno per evitare questo tipo di mercato. Basti pensare all'Eni, che la sua unica, il suo unico obiettivo è quello di raddoppiare la ricerca e la produzione di idrocarburi dentro il Mediterraneo. E fanno poi la pubblicità anche in Piazza Vaticano, come diceva. Cosa fa nel frattempo il Partito Democratico? Continua a proporre porcate, sempre più porcate, come l'ultima è stata l'abolizione della tariffa tutelata per il gas, perché fino a poco tempo fa le piccole e medie imprese, ma anche tutte, diciamo, quelle aziende di servizio pubblico, come gli asili, come le scuole, potevano praticamente tranquillamente potevano comprare il gas a una tariffa protetta dallo Stato. Adesso il Partito Democratico invece ha tolto questa possibilità, non è più possibile, perché ritiene che il mercato libero dia un prezzo molto praticamente più basso. È come praticamente andare da una famiglia e dire: io ti voglio bene, non ci tengo ai tuoi figli, per questo motivo togliamo tutti i sussidi alla scuola pubblica e alla scuola privata. Cioè è praticamente un paradosso. Poi ovviamente per non parlare del grandissimo regalo che sempre il PD ha fatto a Sorgenia, perché voi sapete che nella legge di stabilità un deputato del PD ha presentato un emendamento per non far pagare una multa di 22 milioni di euro a una centrale termoelettrica del Lodigiano. Questa centrale termoelettrica è di proprietà di Sorgenia S.p.A. Indovinate da chi è controllata Sorgenia? Da Carletto De Benedetti. Carlo De Benedetti è tessera numero uno del PD, principale finanziatore del PD, vero proprietario del PD e vero comandante di Renzi e della politica praticamente attuale. Però adesso andiamo sempre nel Destinazione Italia. Io ho trovato un altro emendamento che arriva ai limiti della comicità, questa volta è stato presentato da Forza Italia e da Nuovo Centrodestra, ve lo leggo. Questo è un emendamento presentato da deputati di Forza Italia, sentite qua: si richiede l'esenzione del 20% dell'IRAP e dell'IRES per tutte quelle società che investiranno nel settore pubblicitario, cinematografico e televisivo. Cioè, l'anima di Silvio è sempre con noi, presente in ogni... Cioè, adesso voi immaginate, no, in quale situazione paradossale ci troviamo, no, a legiferare. Cioè, non sono uomini, sono... non lo so. Da un lato ci siamo noi e dall'altro ci sono soltanto degli interessi economici, non c'è nient'altro. Allora io voglio concludere e vi dico soltanto una cosa: sbagliare è umano, perseverare però è diabolico. Se siete cittadini onesti, avete voi l'obbligo morale di tirare le orecchie a tutti coloro che con il loro voto continuano e continueranno a mandare questi porci maledetti nelle istituzioni. Qualche domanda? Un attimo solo.
Allora, ci stiamo andando. Andiamo in ordine, se no non si capisce niente. Allora, chi vuole fare qualche domanda, magari si faccia avanti, venga qui, alzasse la mano. Prego. No, dopo. Così. La nave dei veleni, è vero che verrà distrutta nel Mediterraneo? No, adesso su questo vi risponde Massimo. Ne vogliamo raccogliere due o tre? Altre domande? Ilva, altre domande? Marò, ok. Piattaforo. Allora, vi diciamo subito una cosa, non è che un deputato è un tuttologo, eh? Cioè noi non abbiamo una risposta ad ogni problema dell'Italia, io mi occupo di affari esteri, Massimo di difesa, Cosimo appunto si occupa di attività produttive. Berlusconi in Libia, magari. Allora, no, lo capisco ragazzi, ma ve ne dovete occupare voi e dovete portarci voi le soluzioni. Questo è il concetto di libertà di un popolo sovrano. Questo è il concetto. Noi non veniamo qui a darvi le risposte renziane, che magari le risposte fanno comodo a tutti. Noi non ce le abbiamo le risposte su ogni cosa. C'è da dire che da quando siamo entrati in Parlamento abbiamo fatto delle cose eccezionali, perché poi parliamo sempre il PD, poi magari durante l'ora di cena, pure pesante penso per tutti quanti, però in realtà in 11 mesi siamo riusciti a cacciare Berlusconi, a cacci nel Deretano, grazie al voto palese al Senato. Abbiamo salvato la Costituzione anche salendo su quel tetto, tra l'altro io e Massimo siamo saliti su quel tetto. In Commissione Attività Produttive la settimana scorsa è stato intitolato dal Sole 24 Ore l'uovo di Colombo. Un emendamento a firma appunto della Commissione Attività Produttive ha previsto, è passato, è stato approvato, che quelle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato possano congelare le proprie cartelle esattoriali con Equitalia. È logico, no? Ci volevano i cittadini nelle istituzioni per capire che se lo Stato mi deve 50 e io devo 50 allo Stato, non è che io do 50 allo Stato e aspetto che lo Stato mi ridia 50, si azzera, è evidente. Ecco, un altro nostro collega, Riccardo Fraccaro, uno che si è pagato gli studi di giurisprudenza facendo il pizzaiolo, si è alzato una mattina, ha studiato gli affitti d'oro dei palazzi del potere, tra cui Palazzo Marini, dove abbiamo i nostri uffici, e ha presentato un emendamento che stranamente evidentemente non si sono resi conto della forza, hanno approvato, che prevede il fatto che la pubblica amministrazione possa cancellare dei contratti appunto che sono eccessivamente onerosi. Calcolate che nel 97 l'ex presidente della Camera Violante, quello che disse e alla Camera Berlusconi non ti abbiamo toccato le televisioni, cioè, non so se ve lo ricordate, poi la rete in questo senso è straordinaria, ha ricevuto un noto gentleman romano, si chiama Scarpellini, meglio noto a Roma lo conosciamo come Er Cavallaro, perché c'aveva un cavallo, quindi a Roma siamo un po' così, e Er Cavallaro è andato da Violante e gli disse: perché non mi firmi dei contratti di affitto su dei palazzi? E Violante gliel'ha firmati, poi si è avuto qualcosa in cambio, boh, non lo sappiamo, chi lo sa. Questo Cavallaro non possedeva i palazzi, con il contratto ricevuto dalla Camera è andato in banca, si è fatto fare un mutuo e si è comprato quei palazzi. Sono capaci tutti a fare gli imprenditori in questo modo, no? Ecco, e questi palazzi ci sono costati ad oggi 500 milioni di euro, quando con 500 milioni di euro ce li saremmo potuti comprare e saremmo stati noi cittadini proprietari di questi palazzi. Ecco, questi risultati, tanti ve ne possiamo dare, li abbiamo ottenuti come forza di opposizione attraverso l'arma ahimè del ricatto, dell'ostruzionismo, o decade questa norma porcata o vi facciamo passare il capodanno in aula, e attraverso l'utilizzo anche, come dire, dell'informazione per l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica è importantissima. Poi sì, i miracoli non li abbiamo fatti ancora, anche se stiamo ottenendo dei grandi risultati, siamo l'opposizione, al governo ci sono questi indecenti che appunto essenzialmente sono tutti quanti collusi, Renzi è, non cambia nulla, Renzi, Letta, al di là della drammaticità della questione, cioè Letta è uno schiavo delle concessionarie del gioco d'azzardo e succube di Napolitano, Renzi è succube di De Benedetti e schiavo delle banche e delle lobby finanziarie, cioè se leggetevi le storie, internet è pieno. Marò, e poi lascio il microfono a Massimo. Sì. Però stiamo anche, come vedete, anche dal punto di vista comunicativo, noi facciamo qualsiasi cosa, anche atti forti per informare l'opinione pubblica, entriamo in Rai, Beppe Grillo martedì va a Sanremo, tanto l'ho sentito poco fa, ci andrà, sì, ci ha detto che lui andrà prima fuori, poi andrà dentro in prima fila e guarderà fisso Fazio, per innervosirlo. Ecco, questo lo farà. Sì, non riesco, basta, state zitti, non riesco a capire niente, mi dite troppe cose. Allora, che stavo dicendo? Marò.
Allora, noi ci siamo occupati moltissimo di questo caso. Le Marocche, poi sono, se non sbaglio, sono pugliesi, no? Sì. È l'esempio della perdita di credibilità che abbiamo purtroppo, che vantiamo negli ultimi anni, perché purtroppo all'estero un popolo eccezionale, il popolo sovrano italiano, il popolo di Falcone e Borsellino, di Siani, di Peppino Impastato, è considerato all'estero come mafia, intrallazzi, irresponsabilità. Invece noi siamo un grande popolo, noi dobbiamo iniziare a pensare che siamo un popolo straordinario, dobbiamo essere fieri e orgogliosi di essere italiani. Ecco, purtroppo però in questi 20 anni, conosciuti all'estero soltanto per Bunga Bunga e altre cose, poi tra l'altro Berlusconi, io pensavo fosse il demonio assoluto, invece guarda, per l'amor di Dio, io ho la maglietta, non ho mai votato Berlusconi in 10 lingue differenti, per l'amor di Dio. Però quando siamo entrati pensavamo appunto che il PDL fosse peggio qualsiasi cosa, invece l'ipocrisia di questa falsa sinistra con il portafogli a destra è addirittura peggiore del malaffare, e voi che avete Vendola sapete perfettamente di che cosa stiamo parlando. Mandateli a casa questi ipocriti, ipocriti. Ecco, la perdita di prestigio internazionale si paga anche nella questione Marò, perché tu non sei riuscito 2 anni fa a trasformare questa questione nazionale in internazionale. Ora noi stiamo lottando, il nostro collega Del Grosso che è andato in India a visitare i Marò, e considerate che la missione istituzionale è stata fatta solo perché li abbiamo ricattati, siamo andati da Cicchitto e Casini e gli abbiamo detto: muovete i vostri sederi flaccidi e andate in India insieme a noi oppure ci andiamo da soli. E loro il 448, no, missione in India, perché poi hanno paura, li devi ricattare. La stessa cosa faremo in Europa, O cambiamo questi trattati internazionali, o istituiamo gli eurobond, o mettiamo un euro a doppia velocità, oppure magari dovremo pure andarcene via dall'euro, non dall'Europa. Si fanno i ricatti in questo caso, no? Come abbiamo fatto noi in Parlamento. Cioè, il ricatto purtroppo, questa è l'arma loro, la dobbiamo utilizzare pure noi. Ecco, concludo dicendo che la perdita di prestigio internazionale non riguarda soltanto quei disgraziati che comunque avranno sbagliato, non lo sappiamo, ci deve essere un processo, ma sono soldati, e soldati ubbidienti agli ordini ricevuti essenzialmente sono soldati, cioè l'ubbidienza nei corpi militari è un valore. Ma il dramma è che ci costa anche in termini di export del Made in Italy, cioè le aziende tedesche oggi che hanno, la Germania che ha una, come dire, una considerazione internazionale che l'Italia non ha più, è capace di esportare i prodotti locali, e noi della Puglia, voi della Puglia avete dei prodotti migliori, penso, della Baviera, cioè in Puglia c'è l'eccellenza enogastronomica mondiale, eppure si vendono più prodotti tedeschi, perché hanno dei politici più seri di questi cialtroni che ci hanno governato negli ultimi anni. E considerate che la perdita dei prestigi internazionali significa chiusura di una piccola e media impresa qui in Puglia, è tutto collegato, come il conflitto di interesse, una legge anticorruzione è collegata con i miliardi di euro persi che non possiamo investire nella scuola, nella sanità pubblica, nelle piccole e medie imprese, nell'abolizione dell'IRAP, che questo ci chiedono e non l'abbiamo presentato, questo ci chiedono i piccoli imprenditori, non finanziamenti a pioggia che chissà dove vanno, l'abolizione dell'IRAP, sono tutte proposte che noi già abbiamo presentato, ma come diceva prima Massimo, non c'è la volontà politica appunto di applicarla. La volontà politica non ce l'avranno mai questi partiti, perché sono tutti, come dire, proprio collusi. Ci sono anche bravi parlamentari nel PD, in Forza Italia, anche nella Lega, in SEL, non è che sono tutti ladri. Ma quando tu investi per la tua campagna elettorale 40.000, 50.000, 60.000 euro, ora Bersani, io spero che guarisca, non vogliamo che gli succeda nulla, vogliamo solamente che possa lavorare un giorno in vita sua come i normali cittadini, non ci dimentichiamo che Bersani da Riva dell'Ilva ha preso 98.000 euro per la sua campagna elettorale, non ce lo dimentichiamo. E se tu prendi questi soldi, poi in Parlamento un regalo lo devi fare, devi ridare qualcosa indietro. Io che sono stato uno dei più spendaccioni alla Camera, per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. È vero, 50 euro me li ha... Vergogna, sì, la prossima volta sarò più... 50 euro me li ha dati mia zia. Mia zia non mi ha mai chiamato dicendo: o me fai passare questo emendamento oppure... Non è successo. Capito qual è la differenza? È tutta una questione di soldi. Noi avremo forse commesso qualche errore comunicativo, anche se stiamo migliorando sotto tutti i punti di vista, ma in 11 mesi nessuno, neanche i giornalisti che ci fanno le pulci, e fanno bene a farci le pulci, ma le dovrebbero fare anche ai mafiosi e ai camorristi che siedono in Parlamento, nessun giornalista ci ha mai criticato su un voto. Cioè, nessuno ci ha mai detto: avete sbagliato a votare. E un parlamentare della Repubblica è pagato per votare.
voi dovete sapere come votano e sulla base dei nostri voti giudicare. Noi giudicare Speranza del PD, giudicare Brunetta, Gasparri e compagnia belli. Giusto? E questo è il concetto importante. Noi quindi avremmo potuto anche sbagliare qualche errore comunicativo, anche se per me sono pochissimi, ma non abbiamo la mafia alle spalle, non abbiamo le lobby, la massoneria, gruppi di potere, gruppi industriali, i Riva, il che significa, come diceva Massimo, che prendiamo delle decisioni in maniera autonoma. Grillo, Casaleggio non sono mai influito minimamente un voto, credetemi, se ci avessero minimamente provato ad influire noi li avremmo mandati a cagare, anche a Grillo, sì, vaffanculo Grillo. Bravo, bravo. Ora uscita Lanza, Di Battista manda a fanculo Grillo. La verità è che Grillo è un italiano che si è fatto il mazzo, che avrebbe potuto tranquillamente proseguire il suo lavoro, invece si è fatto il mazzo per provare a costruire, e ci è riuscito, ma ormai le gambe questo movimento ce l'hanno a prescindere da Beppe Grillo, stiamo crescendo tutti quanti, un movimento di cittadini sovrani, perché il concetto di sovranità è importantissimo, onesti, perché noi siamo onesti e lo diciamo ad alta voce, e controllate se siamo disonesti, controllate, avete il dovere di controllarlo, siamo vostri dipendenti, cittadini determinati, onesti e, come diceva Massimo, che studiano molto, e questa è l'unica soluzione per cambiare uno Stato che ormai è incancrenito dal malaffare. E ahimè, mi duole dirlo, perché io vengo un po' da quell'area, ho sempre votato a sinistra, una volta votavo pure Bertinotti, scusatemi. Ahimè, questa sinistra becera, la sinistra delle privatizzazioni, della collusione, delle deroghe alla Costituzione, dell'ipocrisia dilagante, è stata, delle banche, è stato il vero cancro di questo paese. La sinistra con il portafoglio a destra, rappresentata vivamente dal signor Vendola e dalla signora Boldrini. Ecco. Vero. Scusa, se un attimino vi potete allargare. No, vabbè, ma non è un problema, cioè se smai dietro, però, insomma. Volevo rispondere al discorso della della nave, non era una nave. Partiamo da un punto che in questo caso è decisamente eclatante, ovvero quanto l'informazione è orrenda. Nessuno si è informato veramente su quella era la situazione. Qual è il nostro compito? Alessandro l'ha detto. Spesso noi siamo un po' più lenti, ma cerchiamo di studiare di più, per non dire cazzate. Fondamentalmente, uno tendenzialmente, per essere una persona onesta e credibile, se te al lavoro inventi balle, dopo un po' di volte ti buttano fuori. Insomma, tendenzialmente sempre funziona così. Allora, innanzitutto da cosa nasce quella nave? Quella nave nasce dalla scelta internazionale di non fare una guerra in Siria. Quindi, già partiamo da questo punto. La Siria, per sottostare a quell'accordo, ha dovuto sottoscrivere l'accordo internazionale per la distruzione delle armi chimiche. A fronte di quello si è deciso che due navi, una danese e una norvegese, andranno a prendere tutte le componenti definite dagli ispettori dell'OPAC, che è l'ente che gestisce la distruzione delle armi chimiche nel mondo, e le trasporteranno per la distruzione, per i prodotti più tossici, cioè quelli in tabella 1, su quella nave americana dove verrà fatta l'idrolisi. E per i prodotti meno tossici saranno trasportati direttamente dalla nave norvegese in Germania, per essere distrutti. Questi prodotti, e questo è molto importante, tranne uno, che però in minima parte, ora vi dico che tipo di prodotto è, sono esclusivamente dei precursori per due armi chimiche di gas nervino diverse, il VX e il sarin. Entrambi i precursori, di natura loro, sono attualmente in forma liquida, ok? E non hanno rischi se anche dispersi. Cioè, no, non te lo dice Massi Martini ha preso un chimico, gli si è fatto vedere quali erano i prodotti, lui ci ha detto quali erano le caratteristiche, noi si è richiamato l'OPAC per chiedergli conferma, loro ci hanno ridato la conferma, è una trafila che va avanti da 3 settimane, quindi faccio per dirtelo. Detto questo, su quelle navi verranno caricate questi due tipi di componenti, nella maggior parte, quasi 400 tonne, scusatemi, quasi 60 container, 60, dai 60 ai 100 container di questo materiale, più l'iprite. L'iprite è quel gas che venne inventato nella prima guerra mondiale, è un gas diciamo che fa venire vesciche sulla pelle, che quindi uccide, per questa cosa, ma uccide le persone solo in forma gassosa.
E anche in quel caso l'iprite è in forma liquida, quindi l'unico modo sarebbe farlo esplodere. In realtà viene, come dire, incapsulato in dei contenitori di acciaio e carbonio che sono fatti apposta per normativa internazionale per portare quei composti chimici. Questi tre composti, ok, quando la nave sarà caricata, voi considerate doveva essere caricata entro oggi, siamo ancora al 5% del carico perché essendoci la guerra in Siria succede che effettivamente ci hanno dei ritardi, quindi non verrà fatto nessun tipo di trasbordo in Italia fino a quando non verrà fatto il carico alla Takia che è giù in Siria. La nave arriverà qui a Gioia Tauro. Noi siamo stati a Gioia Tauro, mercoledì scorso io ero a Gioia Tauro perché come parlamentare ho anche il compito di far ripristinare alle istituzioni quella sensazione di controllo che il Parlamento dovrebbe dare al governo, perché noi dobbiamo ripristinare quel senso di lasciare andare le cose che è stato fatto per 40 anni, per cui ci sono le leggi ma nessuno le fa rispettare. Viceversa, come parlamentari abbiamo preso la volontà di andare, sera io e altri due colleghi, siamo andati giù e abbiamo fatto una visita a tutto il porto, a tutte le banchine del porto, in tutte le situazioni in cui vengono fatte questi tipi di operazioni. Ci hanno fatto vedere le cose classificate e non classificate, quindi ci siamo sincerati e la situazione è gestita bene. In quella situazione è stato specificato che il trasbordo verrà fatto distante dalla città più vicina, dal paese più vicino è San Ferdinando. In quella situazione ci è stato detto che verrà compartimentato e non verrà chiuso il porto, quindi non ci sarà una riduzione del lavoro. Cosa succederà? Succederà che la nave danese si metterà poppa a poppa con la nave americana e verranno trasbordati questi 60 container, verranno ribloccati sulla nave americana e da quella nave americana prenderà e partirà verso acque internazionali, che plausibilmente potrebbero essere nel Mediterraneo, ora arrivo a quel punto, o anche nell'Oceano Atlantico. Ok. Io ti dovessi dire tra i mari dove fare un'operazione in mare, preferirei un mare più tranquillo rispetto a un mare meno tranquillo, okay? Che è l'Atlantico. Da parte nostra ci siamo già premurati di fare richiesta agli americani di poter essere sulla nave per verificare quell'operazione. Noi saremo durante il trasbordo a vedere il trasbordo dell'operazione, sempre per attuare questa situazione di controllo, perché è fondamentale che loro sappiano che ci sarà qualcuno terzo che gli faccia questo tipo d'azione. Il processo di idrolisi, non mi sento di ricevere un applauso perché è doveroso, cioè se io prendo uno stipendio che può essere tanto, poco, eccetera, ma io faccio questo, cioè io faccio leggi e faccio sindacato ispettivo sono o interrogazioni oppure prendo il culo e vado a vedere cosa succede. Bravo. Ma infatti non capisco come mai, è meraviglioso. Arrivo all'idrolisi. L'idrolisi è un processo che gli americani già usano dal 2002 in compound, cioè in situazioni fisiche, cioè hanno delle strutture dove fanno questi processi. Ci sono diversi processi di idrolisi, acqua supercritica e altri, che dobbiamo ancora ricevere come informazione dall'OPAC, ma tutte queste non fanno altro che scomporre o in ammoniaca o in azoto liquido quelle componenti. C'è un discorso di creazione di sali, cioè proprio graniglia di sale. Tutti i materiali non verranno sversati in mare, ma per un motivo, perché molti di questi materiali, come l'ammoniaca o l'azoto, sono commerciali, li possono rivendere. Quindi già l'OPAC ha fatto dei form, noi si è fatto una documentazione che è interna, ma una volta avuto le informazioni ultime e dettagliate si può rendere pubblica. L'OPAC ha già fatto una gara d'appalto per definire le aziende che possono fare questo processo di riacquisizione di questi materiali, perché la parte che non può essere smaltita e non può essere rivenduta sarà portata in Germania per la distruzione, l'altra verrà portata in Inghilterra per essere venduta. No. Questo processo io non dico che sia corretto, per me il governo ha fatto una cosa che ha dato il senso dell'incapacità, mi spiego. Se io sono un governo dovrei avere il compito di informare i cittadini. Perché
perché deve arrivare il 5 Stelle a fare la stessa cosa che avrebbe dovuto fare con te? Perché questa informazione non è passata? Io dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio mi sono sentito dire: ma noi abbiamo fatto un comunicato, gli ho fatto, sottosegretario, non leggo io i comunicati della presidenza del Consiglio, li deve leggere, li conoscono i cittadini, dovevano fare un'informazione perché? Perché la gente di Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno, intorno nella zona, si sono presi paura, perché se gli fai credere c'è una bomba atomica che gli può radere al suolo il terreno, cosa che non è, la gente si prende, giustamente si prende paura, ma il compito del governo dovrebbe essere in maniera esecutiva dare questo tipo di informazioni, cosa che non è stato fatto. Potevano fare qualsiasi cosa, però insomma, ok. Non ti sto dicendo che hanno fatto bene, non hanno fatto male, ti sto dicendo che nei punti in cui ho controllato fino ad ora io personalmente, il lavoro è stato fatto nel rispetto delle norme, dove non c'erano normative sono state create per attuare il processo della risoluzione internazionale dell'ONU 2118, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che dico a te, ma come ho detto ai calabresi, è: io sto lì a controllare, se succede qualcosa, essendo io lì il primo davanti a quelle, a quei container, sono il primo che si immola, per cui no, ma non perché voglio fare il martire, porterebbe milioni di voti, sarebbe no, è perché è questo il compito. Se te mi dici che quell'operazione è normale, se è normale allora non c'è problema e nessun rischio per me, quindi io vengo a controllare, sono 10-12 ore. Sì, te lo ripassa Alessandro. Innanzitutto ho ricevuto una mazzetta, una tangente, adesso qua. Grazie, sono colluso. Ormai i cittadini ci danno questo, no? Esatto, questo è un salame, occhio, te lo sto dando, questo è un caciocavallo. Sui Marò, dicevi? No, ma... Perché devo mettere a disposizione il territorio italiano quando poi mi sento dire da Ban Ki-moon che la questione dei Marò è una questione fra India e Italia? Non ho capito la domanda. Perché devo mettere a disposizione il territorio italiano? Rispetto a cosa? Caso, rispetto alle armi siriane? In questo caso Gioia Tauro, cioè comunque dare una disponibilità all'ONU, perché noi comunque collaboriamo con l'ONU, e poi mi devo sentire dire da Ban Ki-moon che la questione dei Marò è una questione fra Italia e India. Hai totalmente ragione, ecco, cioè tu saresti una deputata migliore della Santanchè. Il discorso è esattamente questo, perché non c'è volontà politica e non ci sono gli attributi che abbiamo perso purtroppo sulle strade delle loro carriere politiche, tributi per andare all'ONU e dire: oh, la questione Marò diventa internazionale, e tra l'altro l'abbiamo proposto, il deputato Del Grosso, il mio collega l'ha proposto, noi abbiamo proposto, attenzione, al ministro Bonino, ritiriamo immediatamente, fai ritirare, adoperati per far ritirare tutti gli ambasciatori dall'India, della comunità europea, e anche di parlare della stessa questione all'ONU, di modo che puoi fare una pressione maggiore, non soltanto come Italia ma come comunità internazionale, appunto all'India, utilizzando per esempio anche il ricatto: o sistemiamo la questione Marò, noi ce ne andiamo via dall'Afghanistan immediatamente, o noi non facciamo nulla rispetto o da altre. Sì, ci vuole la volontà per fare questo, mettetevelo in testa, poi ognuno avrà le sue idee politiche, ha votato una cosa o un'altra, dobbiamo vincere le elezioni, questo dobbiamo fare, non c'è altra strada, ma stiamo sulla strada giusta. Vi dico solo due cose divertenti. Oggi l'hostess, ho preso l'aereo, l'Alitalia, mentre spiegava, lo c'è sicurezza, stanno lì, la assicurazione, non mollate, non mollate, ci sono i poliziotti che lavorano davanti a Palazzo Chigi, che poi sono vestiti bene, con dei mantelli, ogni volta che passiamo lì davanti, io passo, cammino con i miei colleghi, questi devono stare immobili, io mi giro, continuate così, ve lo giuro. Alessandro, c'è il legislativo del PD in difesa, si stava ragionando di una cosa, ci ha preso da parte e ci ha fatto, mandateli a casa, il legislativo. Quelli che lavorano negli uffici del PD ci dicono, mandateli a casa, sono degli incapaci. È solo questione di tempo, però dateci una mano, ma è solo questione di tempo. Stamattina dici davanti a Piazza Montecitorio, Alessandro, c'eri te davanti a Piazza Montecitorio. Che hai chiesto? Una mini cronaca di stamattina, ci piacerebbe sapere. E abbiamo deciso, votando in assemblea, non partecipare alle consultazioni, perché abbiamo ritenuto che fossero una farsa, tra l'altro una farsa vero ridicola, perché le consultazioni
servono, appunto, lo dice la Costituzione, per trovare una maggioranza. Il Presidente della Repubblica parla con tutti i gruppi e valuta, appunto, la possibilità di creare una maggioranza e possa convergere su un determinato nome. Se il Presidente della Repubblica 3 giorni fa, rispetto alla possibilità di una staffetta, così la chiamano, come se fossero corridori, dichiara deve decidere il PD, evidentemente sta oltre abusando del suo potere, ma sta violando la Costituzione, per cui non possiamo andare, salire sul colle con il rischio che mentre saliamo noi il nodo pregiudicato Berlusconi magari lo incrociamo, cioè, noi abbiamo anche paura, dicono, di incontrare certi personaggi. Allora, scherzi a parte, noi vogliamo far capire che siamo differenti in tutto. Un assassino. Ragazzi, è complesso capire il Partito Democratico, uno dice una cosa, uno dice un'altra, Franceschini prima dice una cosa, poi Letta dice mai pugnalata alle spalle, Speranza parla, pensate, Civati, ieri lo abbiamo incontrato e mi faceva, ve lo giuro, sono disperato qui nel Partito Democratico, Civati così, non so che fare, vorrei andare, vorrei fondare un partito nuovo da solo, un partito di sinistra, scusa, quanti siete? Sono da solo, così mi ha detto Civati, ho detto, ma perché non ti dimetti? Perché non mi dimetto? Perché? Poi scopri che Civati ha investito 35.000 euro in campagna elettorale, per cui è complicato per lui dimettersi, perché se lascia la poltrona non riesce a rientrare degli investimenti, esattamente a recuperare. Allora, questo è il Partito Democratico. Leggetevi un bel libro, non voglio fare sponsorizzazione, però ho finito un libro, si chiama I panni sporchi della sinistra, cioè vi racconta davvero per filo e per segno tutta la sinistra italiana degli ultimi 30 anni, addirittura delle tangenti, Gardini anche ha dato tangenti al Partito Comunista, come? L'MPS, cioè, poi vi può parlare meglio Massimo che di quelle zone, cioè, noi abbiamo regalato quattrini all'MPS, 4 miliardi di euro e senza chiedere nulla in cambio, in sostanza. Allora, esattamente, poi ve lo racconta meglio Massimo. Allora, la situazione è questa, io faccio sempre un esempio. Non è vero che noi ci dovevamo scongelare, che non dialogavamo, noi sono mesi che dialoghiamo in tutte le commissioni. Durante le elezioni del Presidente della Repubblica Napolitano, e se c'è qualcuno che crede ancora che dovessimo dare la fiducia al PD, sappiate che non c'è mai stata chiesta, che Bersani, prima che si ammalasse, poverino, sempre ci ha detto non abbiamo mai voluto governare con voi, ci hanno semplicemente chiesto a noi una forza comunque nuova. Appena entrate, io l'ho ripetuto dovunque, lo so, noi l'abbiamo ripetuto, però sappiate pure come funziona il sistema mediatico in Italia. Abbiamo rilasciato decine di interviste a Ballarò a Piazza Pulita. Se sbagli un congiuntivo ti mandano in onda, se dici delle cose giuste non ti mandano in onda. Funziona così la televisione. Per quello noi ci possiamo anche andare, ci stiamo iniziando ad andare, io ci sono andato, ieri c'era la Sarpi, ci andrà pure Massimo, ci andrà così, ci andiamo. Ma la vera informazione ormai in questo sistema colluso, dove ci sono anche ottimi giornalisti, ma purtroppo è colluso nella sua globalità, perché basta leggere a chi appartengono i giornali, Corriere della Sera appartiene alla rivista RCS, Confindustria, La Stampa è degli Agnelli, Repubblica appartiene a De Benedetti, il giornale a Berlusconi, cioè è evidente che loro non scriveranno mai qualcosa contro i loro interessi. L'informazione la dobbiamo fare noi. Il Movimento 5 Stelle, questo è un concetto per chi non è del 5 Stelle deve passare chiaro, nasce per due ragioni. Uno, per controllare il potere, cioè per alzare il controllo popolare intorno al potere, perché noi pure possiamo fare delle stronzate. Quel palazzo, guardate, la vasca di squali, appena sbagli sei fottuto, sei ricattato, eccetera eccetera. I privilegi, io l'ho scritto, sono come la droga, fai una sniffata rimani fregato, per quello siamo molto attenti alla restituzione ai soldi, non soltanto perché restituiamo soldi ai piccole e medie imprese, perché se iniziamo ad autocastrarci per i soldi siamo fottuti. Salva. La seconda ragione per la quale nasce il 5 Stelle è per ridare sovranità ai cittadini italiani, sovranità bancaria, per quello lottiamo per la nazionalizzazione della Banca d'Italia, sovranità energetica, per quello insistiamo con la Commissione Attività Produttive per le rinnovabili, cioè la Puglia non deve acquistare energia, la deve esclusivamente produrre, nel caso la deve vendere in Albania. Sovranità alimentare, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, il chilometro utile, no al consumo di suolo, non dobbiamo comprare Roquefort se abbiamo il gorgonzolo, oppure se tu vuoi mangiarti Roquefort ti ci apri una tassazione al 50%, se no te mangi il gorgonzola, cioè mi sembra una cosa logica. Sovranità informativa, tante telecamere, tanti cellulari, oggi non c'è più bisogno, grazie alla rete questo video andrà, verrà visto da 8-10 persone, non lo so quante, magari delle persone si informeranno e hanno ascoltato Massimo prima che vi spiegava anche in maniera estremamente tecnica la questione A degli F-35 e B della nave con le armi chimiche siriane.
ottimo, no? E soprattutto in sovranità politica. Intermediare, credetemi, è sempre una forma di esercizio del potere, sempre. L'intermediazione è una forma di esercizio del potere. I partiti politici sono un'intermediazione tra cittadini e istituzioni. Oggi con la rete, con questo sistema che non è solo internet, oggi siamo rete, stiamo facendo rete, ma non è internet, siamo qua, cazzo, di sabato sera, senza scorta, sono venuto io con il treno blu, perché non abbiamo l'auto blu, cioè... E questo è incredibile, non c'è più bisogno del partito politico, l'intermediazione del partito è finita, i partiti, quando noi diciamo che i partiti sono morti, questo è il concetto, non c'è più bisogno di un intermediario tra istituzioni e cittadini, lo Stato siamo noi cittadini, oggi ci stiamo io, Cosimo e Massimo, domani ci starete voi, ci starai pure tu magari, cioè è chiaro qual è il concetto, è chiaro o no? Ok, allora andate e diffondete il verbo, andate, create il dubbio in qualcuno, amen, create il dubbio in qualcuno. No, che Berlusconi, ho querelato per molto meno. Allora, mi raccomando, cominciamo poi da questo comune, anche perché spesso i furti avvengono appunto nei luoghi piccoli. È nelle acque torbide che si pesca meglio, cioè se riusciamo a controllare questo comune e controllare i cittadini che entreranno, quelli sono vostri dipendenti, i cittadini di questo comune, controllateli, perché il dramma è delegare, tu prendi i voti, aspetti che qualcuno risolva i nostri problemi, non esistono i salvatori della patria, non lo è Grillo, non è Berlusconi, non lo è Renzi, sono i cittadini che si devono mettere in testa che il paese è loro, è nostro, o capiamo questo o siamo fottuti. Ho parlato. Hanno finito di parlare i nostri cari deputati, domande stop, adesso è arrivato il momento naturalmente di far parlare i portavoce candidati del Movimento 5 Stelle di Maruggio, semplici ragazzi che hanno intrapreso questo lungo cammino, che hanno voglia di migliorare questo paese e la società soprattutto. Naturalmente sono semplici ragazzi e non extraterrestri. Udite, udite! Alessio Carrozzo. Allora, buonasera a tutti. Vicino al microfono, al mento, ok. Io ringrazio tutti per essere intervenuti in questa serata che per noi è speciale. Che facciamo? Il concerto facciamo? Per noi questa serata è speciale, ragazzi. Noi abbiamo iniziato questo percorso circa 2 anni fa. Ero solo, poi piano piano siamo cresciuti. Permesso. Siamo diventati una squadra forte. Stiamo cercando di fare dei progetti forti per Maruggio. Noi vogliamo creare a Maruggio trasparenza. Noi abbiamo bisogno di dare alle persone trasparenza. Qui non deve più passare un foglio che non venga visto da tutti i cittadini. Maruggio deve diventare un vetro, non deve essere un muro, non si devono rinchiudere nelle camere per decidere a chi dare il posto di lavoro, si devono decidere le cose per meritocrazia, solo per questo. Quando riusciremo a raggiungere questi risultati, vedrete che anche Maruggio sarà meglio, perché noi abbiamo bisogno di rinascere. Sono circa 25 anni che Maruggio purtroppo fa sempre passi indietro, non fa mai passi avanti. Noi cercheremo di proporvi dei progetti, qui abbiamo Nico, abbiamo Fabio, siamo tutte persone normali, senza scheletri nell'armadio, nonostante ci dicano che abbiamo gli scheletri nell'armadio, noi siamo qui, noi per avere la certificazione abbiamo dato i nostri certificati penali. Solo così noi riusciremo a cambiare Maruggio, con trasparenza, con onestà. Poi volevo rispondere ad un nostro concittadino che ci ha fatto delle richieste in merito alle trivellazioni. Vincenzo, allora noi, come il Movimento 5 Stelle, lavora come squadra. Noi tempo fa già ci siamo riuniti a livello provinciale, abbiamo cercato di prenderlo di punta questo messaggio.
E abbiamo fatto un comunicato stampa per evitare che venissero a fare le trivellazioni nello Ionio, perché noi abbiamo già il cancro dell'Ilva, abbiamo già il cancro delle discariche abusive, non ci devono più riempire di schifezze qua. Noi abbiamo il mare, dobbiamo sfruttare il mare con il turismo, non con il petrolio. Io adesso vorrei passare la parola a Nico, ho parlato troppo, mi sono anche emozionato, per me è la prima volta. Grazie Nico. Io di solito solo cantare karaoke, ve lo dico già, solo quello ho fatto dal vivo. Adesso passo la parola a Nico, che vi parlerà dei suoi progetti, di quello che stiamo studiando per uscire dal buio, perché noi dobbiamo uscire dal buio. Grazie Alessio. Buonasera a tutti, sono Domenico, in realtà Nico, per amici. Noi stiamo cercando di costruire una proposta di lavoro per Maruggio, basata sull'innovazione, ma senza stravolgere quello che è la vita normale delle persone. Quindi stiamo disegnando proposte ecologiche rispetto al lavoro. Nella raccolta differenziata abbiamo un progetto che si chiama Progetto Delfino, e con quel progetto stiamo cercando di cambiare completamente la visione di raccolta differenziata. Fammi passare giù, attenzione al TP. Stiamo facendo lo studio per disegnare aziende aperte, come per esempio, che ne so, produrre del sapone a Maruggio, no? Semplicemente creare alternative ecosostenibili, soprattutto perché andiamo a raccattare l'olio, diciamo, di scarto, lo riproduciamo, lo ricostruiamo e lo rifacciamo in un piccolo laboratorio chimico. Definiamo i processi, e questi processi, una volta definiti, li andiamo a produrre in una piccola realtà produttiva, appunto, di persone di Maruggio, e lo andiamo a vendere a Maruggio stesso. Perché noi pensiamo al territorio zero, a rifiuti zero, a ciò che per quanto riguarda i chilometri zero. Non vogliamo più acquistare prodotti che arrivano dalla Cina, ma prodotti che arrivano dalla Puglia. Stiamo cercando di fare turismo, costruendo anche lì un'alternativa con un meccanismo che ci permetta di rilanciare fortemente la stagione estiva, con un comitato di giovani che, definiti all'interno del comune stesso di Maruggio, disegneranno la stagione estiva. Apriremo la stagione estiva con una festa, per esempio, e la chiuderemo con un'altra festa. Faremo 6 mesi di stagione estiva, e in questi 6 mesi riusciremo a portare idee, perché i giovani le disegneranno, ma saranno giovani che si metteranno a disposizione del comune di Maruggio stesso. Quindi noi stiamo tentando di portare condivisione delle risorse con questi progetti, e per questo, diciamo, in definitiva noi portiamo un messaggio. L'articolo 1 della Costituzione italiana parla dell'Italia fondata sul lavoro, ma il lavoro non è che ce lo devono dare, il lavoro ce lo dobbiamo creare. E per crearlo lo dobbiamo studiare, lo dobbiamo ragionare e progettare per il territorio, studiato sul territorio. Ci stiamo lavorando, non sto qui a promettere, vedrete sicuramente delle cose molto interessanti. Abbiamo piattaforme informatiche che ci aiutano a fare questo. Io sono un esperto informatico, lavoro per Poste Italiane a Roma, però sto a Maruggio ogni 2 settimane. E grazie a internet collaboro continuamente con i miei amici qui, con i miei colleghi del Movimento 5 Stelle. E stiamo anche definendo un processo che ci aiuti a correggere il modello economico di approccio di spesa del Comune di Maruggio, che ci aiuti a trasformare le voci di spesa in voci di investimento, cambiare l'approccio che invece di esserci una spesa, che ci sia un investimento sempre. Abbiamo bisogno di capire che una voce di spesa deve essere un investimento. Perché? Perché deve necessariamente produrre un risultato quell'investimento, quella spesa. Se noi ragioniamo in modo un po' più imprenditoriale, un po' più
verso il futuro, forse riusciamo a cambiare qualcosa. Ora passo al discorso qui. Anche per me è la mia volta, ne parlo in pubblico. È la prima volta. Buonasera, sono Fabio. È difficile aggiungere parole migliori di quelle che sono state dette dai miei amici Nico, Alessio e tanti altri del gruppo che non parlano stasera ma che comunque condividono l'idea di la necessità di un cambiamento. Noi abbiamo bisogno a Maruggio di riprenderci la proprietà di Maruggio. Noi stiamo perdendo, come abbiamo perso il porto, perché ormai il porto non è più nostro, era nostro, ora non è più nostro, e così stiamo facendo con tutto quello che di più caro abbiamo. Noi abbiamo una città infangata in un pug da 30 anni che noi continuiamo a pagare in maniera veramente esagerata dei tecnici per portare avanti un'urbanistica che ci tiene paralizzati, non riesce a creare sviluppo, ma che comunque continuiamo a pagare da 30 anni. Questi sono problemi che ci tengono fermi per l'incapacità. Noi abbiamo bisogno che comunque i cittadini abbiano la possibilità di esprimersi, se un assessore o se un sindaco faccia una cosa bene o male, e condividerla. Perché se creiamo una fontana al centro di un incrocio, è giusto che i cittadini scelgano: vuoi la fontana o vuoi una pista ciclabile? Cerchiamo di essere coerenti, partecipiamo, abbiamo bisogno di riavvicinare quelle che sono le cose a noi più care. A una panchina un cittadino si affeziona, si è partecipato al progetto che ha messo lì quella panchina. Non è possibile fare diversamente. Ci sono dei modelli di partecipazione, la mia specializzazione è pianificazione territoriale, ci sono modelli di partecipazione che sono ormai quasi diventati usuali. Quando si fanno i consigli comunali, in alcune città un pochino più avanti, le fanno in piazza, cercando di far partecipare i cittadini. Invece oggi siamo costretti, anche partecipando ai consigli comunali, a stare in silenzio, non possiamo intervenire, perché quello che viene deciso ci viene imposto, e non è così e non deve essere così. Cerchiamo di partecipare anche nella creazione di lavoro, di impresa, un'amministrazione che sia vicino agli imprenditori, un'amministrazione che consigli, che supporti, che dia una mano seria, non che impedisca agli imprenditori di poter fare attività, non che elimini le aziende di Maruggio a favore di aziende esterne su tutti i lavori. Lo stesso vale per i professionisti, sempre emarginati. Io sono un ingegnere, categoria assolutamente emarginata, gli incarichi vengono sempre dati all'esterno. Ma perché? Non siamo capaci di progettare noi? Siamo così incapaci? E ditecelo, quando avete in questi anni cercato il voto, ditelo in quelle circostanze che tu ingegnere per me non vali niente. Allora dillo e poi chiedimi il voto. Invece no, io questo è un appello che faccio a tutti gli amici, tutti i colleghi, tutti i cittadini di Maruggio: alzatela questa testa e basta, non possiamo stare a testa bassa sperando che qualcuno poi ci possa dare un mese di lavoro o un piccolo contentino per tenerci ricattabili. Rinunciamo, difendiamoci. E io ringrazio comunque il movimento che ci dà questa possibilità, perché fino a ieri eravamo tutti quanti in silenzio e ora ci sta dando qualcosa che nessuno mai sperava. Lo stanno dando a Maruggio, lo stanno dando a tutta l'Italia, e io vorrei ringraziare questo. Grazie a tutti. Il Movimento 5 Stelle ci sta restituendo la dignità. Qui c'è il piccolo Andrea che ha espresso la volontà di fare una domanda al deputato Di Battista. Come procede il progetto per il wifi libero? Chi ti ha detto di chiedermi questa cosa? Chi ti ha detto? Cosimo, wifi libero, attività produttive. No, quella è commissione. Scala, come si può scaricare? Non so mica io, eh? È commissione comunicazione, esattamente. Allora, Andrea, prima cosa, è commissione comunicazione su internet, no?
C'è un sito interessante che abbiamo messo in piedi, parlamentari 5 Stelle, dove ci si è divisi tutti in commissione, la commissione telecomunicazioni, tra l'altro c'è anche un vostro conterraneo, qui siamo in provincia di Taranto, giusto? Diciamo è di Lecce, Diego De Laurentiis. Per cui ricordati sempre, tu che fai queste domande a trabocchetto, che puoi farle direttamente ai deputati e ai senatori che si occupano direttamente di queste questioni. Considerate che io ho lavorato in America Latina e a Quito, è stato un paese molto interessante dove il presidente, che non è certo un Che Guevarista, un presidente che si è laureato ad Harvard di 47 anni, si chiama Rafael Correa, tra l'altro ci segue il Movimento 5 Stelle, lo conosce, noi presto andremo ad incontrarlo, abbiamo dei rapporti diretti con il ministro Patigno, del ministro degli esteri, colui che tra l'altro ha dato asilo politico a Assange, che siamo andati ad incontrare a Londra. È un presidente della Repubblica appunto plurinazionale dell'Ecuador che ha istituito una rivoluzione, sia una rivoluzione ciudadana, rivoluzione cittadina, qualcosa di molto simile a 5 Stelle, non a caso anche a lui è stato additato di populismo, demagogia e compagnia bella. Ecco, questo presidente, interessante anche rispetto all'Europa, ha istituito il concetto di debito pubblico immorale, hai visto come la sto prendendo larga? Anni e anni all'università, poi ci arrivo, debito pubblico immorale in quanto contratto da precedenti classi dirigenti corrotte. Cioè, perché noi dobbiamo pagare un debito pubblico che noi non abbiamo contratto e l'hanno contratti dei criminali? Questa è la logica. E ci sono anche dei precedenti giuridici internazionali degli stessi americani rispetto all'Iraq. Ecco, a Quito, dove ho vissuto, dovunque c'è il wifi libero. E magari non c'è neanche il quantitativo, perché comunque c'è una povertà più diffusa rispetto a noi ancora. E non c'è il quantitativo appunto di cellulari, smartphone che abbiamo noi. Il discorso, la rete fa molto paura e tutti i nostri emendamenti che abbiamo portato, una proposta di legge, tra l'altro a prima firma Mirella Liuzzi se non sbaglio, sul wifi libero e gratuito in Italia, che chiaramente è un investimento, ma noi preferiamo anziché investire in guerra in Afghanistan o appunto in stipendi faraonici dei consiglieri amministrazione di Eni, Finmeccanica o Enel, istituiamo un wifi libero e gratuito in tutta Italia, perché questo significa andare avanti con l'informazione. È una scelta politica evidente quella di tenere il popolucci all'oscuro di quel che accade. Se noi sapessimo tutti quanti quel che accade all'interno di Montecitorio, altro è il 51%, il Movimento 5 Stelle prenderebbe il 90%. Vi racconto un piccolo episodio. Recentemente io utilizzo molto l'ironia per umanizzare il potere. Se tu umanizzi il potere, lo rendi appunto umano, lo percepisci come qualcosa di finito, come l'impero romano, ha avuto un inizio, ha avuto una fine, gli esseri umani nascono e muoiono. E l'arma dell'ironia è molto importante, soprattutto quando noi entrando vedevamo questi mostri sacri, invece li abbiamo anche iniziati appunto, ci siamo a burlarci di loro, e questo ci ha aiutato a darci sicurezza. Ormai prendere il microfono e intervenire in aula contro Speranza, contro Berlusconi, Brunetta, l'altro giorno Cooper, non ci fa più né caldo né freddo, anzi non vediamo l'ora di farlo. La prima volta che siamo intervenuti avevamo le palpitazioni, è normale, siamo cittadini normali. Ecco, mi è capitato recentemente, qualche settimana fa, durante le elezioni, le primarie del PD, c'è stato lo scandalo delle tessere false, di andare, se non sbaglio, da Nardella, un renziano, ora dovrebbe essere diventato il sindaco di Firenze perché Renzi è andato. Mamma mia. Ecco, sono andato da Nardella e gli ho detto, ma per prenderlo in giro, ma possibile che avete... Capisco tutto, possibile che avete tesserato mio nonno che è morto nell'87? La sua risposta è stata, veramente? Cioè per lui era plausibile che il Partito Democratico tesserasse i morti. Mi fa, dacci il nome, facciamo qualcosa. Era uno scherzo, era una battuta. Questo è il Parlamento italiano. T'ho intortato bene per non arrivare alla tua risposta. Ecco, la logica appunto dell'informazione è questa. Se noi sapessimo davvero quel che avviene lì, altro 51%, prenderemo il 90%. In questo senso la rete fa paura. La Boldrini ha ricevuto diversi insulti, mi dispiace, io le ho chiesto anche scusa, non a nome, mi è dispiaciuto quando l'altro giorno sono andato da lei che mi ha convocato con vari capi di accusa, neanche Totorrino, 4 capi di accusa. E mi è dispiaciuto di questo proiettile che Par abbia ricevuto per degli insulti, ma la rete è un po' come il traffico di Roma, cioè il vaffanculo fa parte del gioco, cioè in traffico di Roma è normale, tu vai, uno ti sorpassa male, tiri fuori una parolaccia. Anche noi riceviamo diversi insulti, ma questa non può essere una scusa per regolarizzare internet e per evitare che il wifi possa essere libero e gratuito. È come se uno appunto riceve
drammaticamente un proiettile con una lettera, allora chiudiamo le Poste Italiane. E questa è un po' la logica. La verità è che la rete gli fa paura, perché ogni giorno, lo dico a tutte le persone, ci dicono andate in televisione, ora ci stiamo anche andando e ritengo, poi siete voi giudici, che stiamo facendo delle ottime figure. Ma la rete fa paura perché ogni giorno, credetemi, diminuiscono gli spettatori delle televisioni e aumentano le persone che appunto stanno in internet. In America, se dai un giornale a un bambino di 4 anni, un giornale cartaceo, il bambino vede una foto e prova ad aprirla così. Vero, c'è un video su YouTube. Cioè è cambiata cioè è cambiata proprio un'epoca. E mio padre che gestisce una pagina Facebook, e mia madre che ha l'iPad, l'abbiamo regalata, all'inizio aveva problemi ad accenderlo, ma ormai è bravissima. Persone anche anziane che sanno utilizzare tranquillamente uno smartphone, un iPad e compagnia bella, e questo è solamente un passaggio. Immaginate che tra 10 anni gli spettatori della televisione saranno molti, molti meno. La rete non è che non mente mai, ma nella rete tu puoi smentire, puoi acquisire un altro contenuto e sputtanare una bugia, e questo fa molta paura. Per questo il governo e questi partiti hanno paura di internet, perché internet c'è un rapporto orizzontale, quello che c'è esattamente oggi tra me e te. Cioè io sono un cittadino come te, tu sei solo più giovane. Questo è il concetto, lo ostacoleranno, ma tanto, cioè la strada è già segnata, resistete alle indecenze, aiutateci a combattere e vedrete che insomma ci vorrà solamente un po' di tempo, ma andremo al governo e il wifi sarà libero e gratuito. È vero che il wifi è dannoso per la salute? Chiedi al tuo medico di base. No. Ho letto online che meno dei cellulari. Qualcuno, insomma, evitate, magari non è uno scherzo di stare, cioè, se potete, un auricolare, di non stare troppo tempo al computer. Tu quanti anni hai? Quanti? Sembri più giovane. È buona l'aria di qua, non è così drammatico. È il vino, era ironica l'aria, per l'amor di Dio. Ecco, evitate magari voi di stare troppo tempo davanti a un computer, soprattutto in ore notturne, immagino quello che possiate fare. Per cui poi se è dannoso non lo sappiamo, con moderazione insomma utilizziamolo, insomma. Cioè, come? Sì, secondo me Berlusconi è più cancerogeno del wifi, sono convinto. Prego, poi ragazzi scusate, ma a quest'ora io vorrei pure due spaghetti, se è possibile, ma il gruppo non ha pensato a una cena. Scusa, l'ultima domanda, quanti soldi servono circa per bonificare il territorio della campagna? Bella domanda. La madre può portare via questi due ragazzini per provare? Della Campania? Ma chi ti ha suggerito? La Gruber ti ha suggerito questa domanda? Quanto, per i territori della Campania, le bonifiche? Aspetta. La terra dei fuochi, proviamo a fare una telefonata a Luigi Di Maio, aspetta. Dopo ha presentato la cosa. Un applauso. Bravo! Aspettate, forse. È staccato. Allora, quanti soldi servono per bonificare? Onestamente non lo so. Tu lo sai esattamente quanti soldi? Tu lo sai? Inventa, inventa. Quanti soldi servono? Non lo so. Se mi dai veramente il tuo contatto Facebook e ti faccio rispondere a chi si occupa nella tematica della Terra dei Fuochi. Marco Turi, portate via questi ragazzini immediatamente. Allora, della mozione Terra dei Fuochi del tema della Terra dei Fuochi è stato portato appunto alla Camera grazie ai deputati campani. Nello specifico quanti soldi occorrono per le bonifiche? No, onestamente circa. Non lo so, circa 4 miliardi di euro. Ce li hai? Forse. Non sto scherzando, via questi bambini. Allora salutiamo così i nostri deputati, naturalmente il nostro deputato Cosimo Petraroli naturalmente lo incontreremo successivamente per sostenere appunto questi ragazzi che si sono comunque, che si stanno impegnando ad affrontare la prossima campagna elettorale. È un in bocca al lupo va a loro soprattutto, e speriamo che comunque possano comunque portare frutti in questa in questo paese. Un saluto a tutti. Scusate, io devo fare check-in al Bed & Breakfast, se no chiude.
e sull'Ilva possono rispondere appunto i candidati locali. E poi torno per farci un chiacchierino, devo fare il check-in perché sennò la signora se ne va. Questa è l'accoglienza che mi avete riservato. Torno subito, grazie a tutti, arrivederci, grazie anche all'arma dei carabinieri, grazie per la sicurezza che ci garantite, grazie. Qual era la domanda? Dico, sull'Ilva si sa niente, cioè se stanno facendo le bonifiche, come si sta... Sì, sì, allora sull'Ilva cosa succede? La realtà qual è? È che c'è attualmente una... Noi in Italia siamo già inadempienti su una direttiva europea. La direttiva che appunto va a, diciamo, a determinare, a regolarizzare quelle che sono le procedure di autorizzazione integrata ambientale. Cosa significa? Che tutti quanti i siti industriali che emettono un certo tipo, alcuni tipi industriali come appunto le acciaierie, le raffinerie, ma anche le discariche o l'inceneritore, hanno necessità di un'autorizzazione integrata ambientale, cioè un'autorizzazione che ti permette di inquinare entro certi parametri. Bene, l'Italia è inadempiente. Oltre a questo, l'Italia è nuovamente in procedura di infrazione perché l'Ilva non sta rispettando questa direttiva. In più, all'Italia viene accusata e c'è la procedura di infrazione sulla seconda direttiva che non viene rispettata, che è quella del chi inquina paga, perché in Italia, e questo è stato confermato oggi pomeriggio tramite non so se avete visto la trasmissione Ambiente Italia, c'era il sottosegretario all'ambiente, che ha detto chiaramente che in alcuni casi non riusciamo a far pagare chi è inquinato. Bene, allora questo vuol dire che la direttiva europea non viene applicata. In Italia noi siamo in infrazione perché chi è inquinato, cioè l'Ilva, lo dicono ci sono delle perizie epidemiologiche e chimiche che dicono che l'Ilva inquinato ha prodotto malattia e morte. Ok, questo lo dice e non è cambiato nulla. Perché non è cambiato nulla? Perché era stata fatta quest'AIA, cioè questa autorizzazione integrata ambientale, dove erano contenute delle prescrizioni che l'Ilva doveva attuare per diminuire l'inquinamento. Non la sta facendo, è in ritardo, è pienamente in ritardo. Qualsiasi azienda in Italia, in Europa, avrebbe chiuso, ma non l'avrebbero fatta chiudere. In Italia questo non succede. Viene derogato il codice dell'ambiente, viene derogato il codice ambiente dove appunto sulle sanzioni dell'AIA viene derogato, cioè come se non ci fosse più, e si va avanti, ok? Si va avanti. Nel frattempo l'ARPA Puglia ci ha fatto sapere che qualora tutte le prescrizioni AIA qualora succedesse sto miracolo, comunque il rischio continuerebbe a esistere per circa 11.000 persone, rischio di ammalarsi, ok? Del quartiere Tamburi. Io non so se è accettabile, evidentemente per qualcun altro è accettabile questo tipo di situazione, io non so se per i cittadini può essere accettabile una cosa del genere, voglio dire, questa è la situazione. Bonifiche, chi inquina paga. Allora abbiamo, all'interno dell'Ilva ovviamente è tutto fermo perché in teoria dovrebbero fare le prescrizioni dell'AIA, all'esterno c'è invece una cabina di regia che dovrebbe decidere su alcune bonifiche, Mar Piccolo, zona PIP di Statte e quartiere Tamburi. Allora la questione qual è? È che sul Mar Piccolo non sanno cosa vogliono fare, vorrebbero dragare, hanno già provato a dragare nel 2005-2006, ma i mitilicoltori gliel'hanno impedito perché il Mar Piccolo è una laguna, è una cosa fantastica che abbiamo solo noi, una laguna interna che abbiamo qui in Puglia con delle sorgenti di acqua dolce che permettono appunto una mitilicoltura unica al mondo, e non solo, ma permettono per esempio anche che il resto della biodiversità, ad esempio i cavallucci marini, possano proliferare in maniera enorme. Noi abbiamo due tipi di specie protette di cavallucci marini nel Mar Piccolo ed è molto facile incontrarli. Però tutto questo dragaggio ovviamente potrebbe insomma, compromettere la turbidità dell'acqua, quindi lo stato della laguna del Mar Piccolo. E su sta cosa quindi si è fermi, perché c'è chi chiede qualcos'altro, c'è chi sta chiedendo magari altri tipi di bonifiche che sono meno impattanti dei dragaggi, che sarebbero veramente devastanti. Sulla zona di PIP di Statte, dove dovrebbero andare anche a prendere sulle falde, no? Dovrebbero andare, perché noi abbiamo le falde inquinate, abbiamo due falde sotto l'Ilva,
ci sono due falde. Allora, quello è, questa è poi una cronaca, diciamo come sono le questioni. Abbiamo le due falde sotto Taranto che sono entrambe inquinate a causa delle attività industriali. Il futuro dell'Ilva, il presente dell'Ilva qual è? E il fatto è che il Bondi, che è il commissario, viene in audizione il 27 di dicembre alla Camera, al Parlamento, e dice: benissimo, perfetto, va tutto bene, ma se non ci trovate 700 milioni di euro solo per il 2014, noi non sappiamo come fare gli interventi dell'AIA. Quindi non sanno neanche come andare avanti. Hanno fatto un decreto inizio dicembre, a fine dicembre era già vecchio, perché nel frattempo la magistratura aveva dissequestrato gli 8 miliardi e 100, quindi non c'erano più i soldi per l'AIA. Vanno avanti, ma i soldi per l'AIA non ci sono, per le prescrizioni non ci sono. Allora la questione qual era? Cosa hanno fatto i ragazzi? Saggiamente, ovviamente sappiamo che non puoi chiudere subito l'Ilva così, perché ci sono 12.000 famiglie che ne dipendono, però siccome il mercato mondiale dell'acciaio sta dicendo che sta andando verso l'Asia per i costi, le materie prime stanno aumentando e noi non abbiamo in Italia materie prime, minerali, carbone arrivano tutte dal Sud America, voglio dire, allora però questi costi stanno aumentando, la manodopera ovviamente costa di più da noi rispetto che nei paesi dove i diritti per i lavoratori non esistono, tutto questa in Europa ci sono tra l'altro un surplus di produzione di acciaio di 13 milioni di tonnellate annue, questo significa che ci potrebbero essere unito appunto alla questione che questi non hanno i soldi per fare le prescrizioni dell'AIA, ci dovrebbe perlomeno mettere un attimino sull'attenti e dire: cavolo, tra qualche anno potrebbe succedere qualcosa di preoccupante, chiaramente potrebbe chiudere l'Ilva, ma non perché la fanno chiudere gli ambientalisti, sia chiaro, perché il mercato non gli permetterà più di andare avanti, perché le materie prime costeranno troppo, perché ci sarà tanta di quella produzione di acciaio nel mondo che già c'è in surplus, che evidentemente non verranno da noi a prendersi l'acciaio. Allora vogliamo incominciare a organizzare e a decidere cosa vogliono fare i tarantini e la provincia di Taranto, voglio dire, nel futuro? Vogliamo incominciare a creare dei tavoli in cui far partecipare le associazioni, i comitati, i politici, i lavoratori, le associazioni di categoria della conferenza, cioè, insomma, facciamo le tavole e cerchiamo di capire cosa possiamo fare noi tra 10 anni, tra 20 anni, tra 50 anni. Vedi, le multinazionali che governano il mondo per un semplice motivo: loro pianificano 20-30 anni avanti, quello che non fa il nostro Stato. Lo Stato italiano non pianifica in avanti, ma martedì è già in crisi, anzi oggi c'è un governo, domani c'è un altro, così senza passare manco al Parlamento, l'abbiamo visto in 2 secondi. Quindi dovremmo, ecco, incominciare a pianificare evidentemente delle alternative. Passando dall'IVA alla questione di Manduria. Sulla questione di Manduria e del depuratore si sa niente? Beh, è una questione. Sulla questione di Manduria e depuratore, innanzitutto le competenze quali sono? Stiamo parlando del servizio idrico integrato, perché i depuratori fanno parte di quel servizio che ci porta l'acqua potabile e poi dovrebbe depurare i nostri reflui. Ed è una questione di competenza prettamente regionale e comunale. Noi possiamo dire solo una cosa, cioè nel senso che noi, voglio dire, c'è il meetup locale che sicuramente potrà tranquillamente, il meetup di Manduria, appunto, ecco, loro hanno la posizione, sono quelli più informati sul depuratore, cioè più di loro non potrei trovare nessuno più informato sulla questione del depuratore. Cosa possiamo dire però? Che noi Italia non solo siamo stati abbiamo la procedura di infrazione europea sui depuratori, soprattutto in Puglia ce ne sono molti che non rispettano le direttive europee, ma adesso c'è un'altra procedura che si è aperta e c'è stata la condanna da parte di Strasburgo sulla questione dei depuratori, perché abbiamo una serie di depuratori a partire da quello di Manduria, per esempio, ma io mi viene in mente Sava non ha neanche le fogne, per esempio. Allora la questione qual è? Purtroppo la Lizzano, voglio dire, che ha un depuratore che dovrebbe sì, però ci sono dei casini, loro sanno, ci sono anche qui lizzanesi, c'è anche Valerio Morelli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Lizzano, che potrebbe dirti tranquillamente qual è la situazione lì. E perciò ti dico, le questioni locali, ci sono cittadini attivi in ogni comune che si danno da fare. Sui depuratori noi dobbiamo fare un discorso generale, complessivo. Cosa vogliamo fare di questi depuratori? Come vogliamo che i reflui escano? Insomma, li vogliamo recuperare o li vogliamo buttare a mare? Deve essere fatto un discorso generale. Io sono per recupero totale dei reflui e riutilizzo in agricoltura, dal mio punto di vista. Così come dovrebbero fare i due di Taranto, che invece di scaricare a mare dovrebbero dare l'acqua in teoria all'Ilva, però non lo fanno perché sono indietro con i tempi.
Quindi dovevamo fare un discorso generale sui depuratori. Insomma, Manduria, abbiamo un problema che secondo il piano di tutela delle acque stilato dalla Regione Puglia, loro hanno pianificato un depuratore in tabella 1, cioè il minimo della con scarico a mare. Questo è quello che è scritto sul piano di tutela delle acque. Quindi qualora si dovesse fare una modifica, bisognerebbe andare sul piano di tutela delle acque, questo lo può fare solo la Regione Puglia, e modificare come ha fatto già ha già fatto per altri comuni, se non sbaglio c'è Gallipoli, sono 2 o 3 comuni per cui l'ha già fatto, quindi lo può fare la Regione Puglia. Bene, è lui che sono i responsabili, perché io sono al governo ovviamente. Grazie Giovanni Vianello. In merito a questo passo la parola all'avvocato Galeone, che ha abbastanza conoscenze su questo tipo. No, solo una precisazione a quello che ha detto, poiché è un argomento insomma che ci sta a cuore a tutti, il MEDAP insomma è abbastanza proiettato verso diciamo una dimensione divulgativa di questo problema, per cui io sto collaborando con il MEDAP di Manduria, perché noi portiamo a conoscenza la popolazione dello stato dell'arte, della procedura amministrativa, della valutazione di impatto ambientale, dello studio portato avanti dall'acquedotto pugliese, che è la società proponente per quanto riguarda la questione del depuratore. Poiché però è una questione molto delicata, che prevede l'analisi normativa dei provvedimenti amministrativi, delle delibere comunali, dei vari enti locali interessati, quindi Sava, Manduria, e di tutta la questione relativa alla condotta sottomarina che poi eventualmente si farà, e non si sa se sarà di 800 metri, di 4000 metri, con un enorme diciamo impatto ambientale sui fondali marini, sulla Posidonia oceanica eccetera. Quindi noi abbiamo deciso che con il MEDAP di Manduria e con il Comitato contro il depuratore faremo un incontro monotematico, lo porteremo a conoscenza della popolazione in modo tale che la maggior parte dei cittadini potrà intervenire, per cui sono diciamo argomenti che approfondiremo con i documenti alla mano e con le normative alla mano, considerando l'importanza di questo sito, perché una cosa lo dobbiamo dire, è un SIC, cioè l'area di Torre Colimena, Campomarino, zona A, zona B, sono dei siti di interesse comunitario, dove insistono come ha detto Giovanni, delle direttive comunitarie, leggi nazionali, leggi regionali, è un'area naturale protetta dove andrà ad insistere questo impianto, altamente diciamo impattante a livello ambientale, perché prevede lo scarico della fognatura. Ci sono molte tecnologie, una abbastanza presa in considerazione è quella dell'utilizzo dei reflui con il metodo dell'affinamento per uso irriguo, in modo tale che solamente una piccola parte verrà o scaricata in mare, ma questo noi non vogliamo perché comunque poi dovrebbe essere fatto ugualmente il depuratore, oppure attraverso diciamo altre tecnologie che consentirebbero di evitare lo scarico in mare. Però la procedura è in stato molto avanzato, per cui sul tavolo delle trattative i tecnici stanno prevedendo diverse tematiche, però c'è anche un contenzioso aperto tra il comune, diciamo c'è stato un consiglio di Stato, vabbè, queste sono cose che poi magari divulgheremo all'interno di questo incontro monotematico che faremo sapere alla popolazione. Grazie Avvocato Galeone. Ultima parola a Fabio Carrozzo, ad Alessio Carrozzo. Allora, nel ringraziarvi nuovamente per essere intervenuti, vorremmo comunque sia ringraziare anche l'amministrazione di Maruggio per non essersi presentata, nonostante l'abbiamo invitata. Ringraziamo per averci fornito l'amplificazione, ringraziamo per averci fornito anche il pacchetto, ringraziamo tutti e li ringraziamo principalmente per averci fatto spendere al Comune di Maruggio 2.700 euro per una campagna elettorale, 2.700 euro! Devono smetterla di fare queste cose con i soldi pubblici, questa qua è campagna elettorale, ve la presento. Con questo chiudo e vi saluto, grazie per essere venuti.